Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 12. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao. Stagione 12, episodio 136. UFO e Pulp Max, le Flying Saucer, prima del 1947. Ecco, di questo che andremo a parlare brevemente. È una bloggata del 10 gennaio del 2021, il link lo trovate in descrizione se volete approfondire il tema. All'interno di questa mia bloggata ci sono una serie di conferenze del CISU che non starò a commentare in quanto sono ottimamente svolte, ben fatte sulla documentazione ufologica intorno, diciamo, a prima del 1947, qual era la situazione di questi oggetti che erano già presenti nelle Pulp Mags e addirittura anche prima nel tardo 1800. Dunque, quello che vi sto a raccontare rapidamente a supporto di quanto esposto negli interessanti convegni ufologici del CISU che trovate linkati nella mia bloggata, e che sono queste conferenze state diffuse e condivise in YouTube in modo gratuito, io ho aggiunto e confermato una serie di elementi aggiuntivi. Quindi, definendo con tecnologia aliena la prima iconografia utile della rivista circa la rappresentazione di un UFO fighter e di un UFO discoidale o qualcosa che ne abbia una sua valida rassomiglianza, si può dire che per quanto riguarda If Worlds of Science Fiction la prima raffigurazione utile risale al maggio del 1952, quindi piuttosto tardi. Per quanto riguarda Galaxy Science Fiction la prima raffigurazione utile risale all'ottobre del 1950. Per quanto riguarda Planet Stories, la prima raffigurazione utile risale all'inverno del 1940. Se si va a vedere invece Startling Stories, la prima raffigurazione utile risale al novembre del 1939. Se si riguarda invece ad Astounding Stories, la prima raffigurazione utile di un UFO risale al novembre del 1933. Se si guarda invece Wonder Stories, la prima raffigurazione utile dell'estate del 1931. E se si guarda invece Amazing Stories, ecco, la prima raffigurazione utile è dell'autunno del 1929, a seguire addirittura Amazing Stories aprile del 1928. Addirittura ancora prima Amazing Stories settembre del 1929 con la presentazione di Foo Fighters, e si arriva addirittura al maggio del 1926 in Amazing Stories nel racconto di Infinite Vision. Quindi, che cosa vi posso dire per farla corta e breve, tirando le fila intorno al quesito quando c'è stato dentro le Pulp Max una raffigurazione compatibile con della tecnologia aliena? Ecco, l'iconografia più vecchia attinente ad uno shape sicuramente a disco volante risale al 1928, aprile 1928, su Amazing Stories. L'iconografia più vecchia attinente ad uno shape sicuramente compatibile con la fenomenologia Foo Fighters Lucidi e Scallion si trova in Amazing Stories del settembre del 1929. È possibile però che la raffigurazione grafica che è presente in Amazing Stories del maggio del 1926 sia la protogenesi dei dischi volanti come creazione artistica ibrida nelle Pulp Max, da cui sono nate le astronavi siluriformi a forma di dirigibile razziformi che erano propulsi immaginariamente da razzi, oppure gli oggetti discoidali. Tuttavia, attenzione, pensare che tale iconografia, quindi gli oggetti discoidali,
creati, diciamo, come primo avvistamento, prima raffigurazione grafica nel maggio 1926 su Amazing Stories, sia l'unica causa che ha alimentato hoax e falsi avvistamenti, riconducendo tutto il fenomeno degli avvistamenti UFO a delle balle reiterate per emulazione umana, è a mio avviso un grave errore. Sono infatti numerosi gli avvistamenti di oggetti discoidali e sferici osservati in un passato molto più distante del 1926, che finirono rappresentati in quadri e oppure descritti in annali e protogiornali. Se siete interessati al rapporto tra UFO e Pulp Max, il link lo trovate in descrizione, una bloggata storica sulle raffigurazioni all'interno, diciamo, raffigurate in queste immaginifiche racconti di fantascienza, che però molto spesso, se andrete a approfondire, ci sono vari links, ecco, molto spesso veri e genuini avvistamenti UFO erano praticamente degli incipit da poter sfruttare per costruire dei racconti di fantascienza, monetizzare gli avvistamenti dentro appunto le riviste di fantascienza, dato che gli autori e gli osservatori del tempo vivevano in un'economia capitalista. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao!